In un'intervista rilasciata a Marco Imarisio per il Corriere della Sera, ripresa da tennis.it, Riccardo Piatti, uno dei tecnici più stimati del circuito professionistico di tennis, che tutti gli anni tiene delle stage all'Isola d'Elba, racconta che il suo sogno è quello di uno slam con Sinner, l'astro nascente del tennis italiano. Nella sua dichiarazione il coach Comasco racconta di alcuni momenti passati all'Elba, in particolare a Capoliveri. Piatti segue Jannik Sinner fin dagli inizi. La prima estate con Jannik aveva 13 anni, lo portai al mio stage all'Isola d'Elba, bambino di montagna che sapeva a malapena nuotare, al primo tentativo di tuffo dagli scogli fece subito un salto mortale e tutti gli chiesero come c'era riuscito. Rispose che quando era in aria aveva pensato di fare due capriole consecutive, così almeno una l'avrebbe fatta per forza. Aveva già la testa del vero sportivo. Gli amanti del tennis, ma gli sportivi tutti e non solo, si augurano di poter rivedere Sinner e Piatti a Capoliveri anche il prossimo anno. Oh, he's got it. Brilliant stuff there.